Roba molto hip hop, molto rap. Il disco è poco autotune, poca trap, argomenti trap zero, argomenti 13 Pietro. Un anno assurdo, come dice il titolo del mio disco, del mio progetto. Sto un anno che non avrei detto che sarebbe andato così. Dal 15 giugno ad oggi avrei detto tutt'altra cosa se me l'avessero chiesto il 14 di giugno. È stato un anno pieno di sorprese, pieno di soddisfazioni, pieno di casini. In sintesi è stato un anno assurdo, in positivo però, in positivo, dai. Beh, assurdo, appunto. Racconta di quest'anno, racconta di questi 6 mesi, racconta un po' le vibe che hanno attraversato il mio corpo. Si parla proprio di quello che è successo, e di come l'ho vissuta io, di come l'ha vissuta la gente. Il fatto che io stia facendo rap, che il figlio di Morandi stia facendo rap e stia ottenendo credibilità, per me è assurdo. Cioè. Se non fossi stato comunque almeno musicalmente credibile, forte, mi avrebbero sotterrato, perché ci vuole un attimo a fare il paragone col personaggio e tutto. Beh, un solo produttore secondo me rende ancora più identificabile la cosa. E comunque in questo modo anche il progetto ha avuto anche una coerenza di suono che magari con vari producer l'avrebbe avuta di meno. Featuring uno perché, a parte che Madame è la rapper più forte e giovane che ci sia, una rapper italiana, l'unica rapper che mi piace, femmina. E quindi mi faceva piacere avere un altro emergente come me nel disco, perché anche lì ci facciamo forza l'uno con l'altro. Prova molto hip hop, molto rap. Il disco è poco autotune, poca trap, argomenti trap zero, argomenti 13 Pietro. Se alla parola rap viene associata anche tutto ciò che viene prima della trap, ormai che la trap che è rap, però viene chiamato trap per semplificare, questa è una roba fresca, una roba che viene dopo la trap. La pretesa che ho io è questa, è quella di dire questo è ciò che viene dopo la trap, dopo il rap, rinfreschiamo, la roba è nuova. Beh, cerco sempre di essere meno contaminato, meno possibile in generale. Se vai a prendere ispirazione, diciamo copiando, è molto identificabile. Quando uno copia lo percepisci. Non mi appiglio ai canoni che ci sono adesso. Soldi, macchine, orologi, gioielli, droghe, donne. Io non parlo di niente di tutto questo. Sono tutti argomenti che io non affronto. Se non nella mia maniera, cioè di donne non è che non posso parlare, cioè, però sempre con la mia chiave. Ho lavorato alla Conad qua in Italia, non so se si possa dire, in supermercati, ho fatto il portapizze, ho lavorato in Inghilterra, ho fatto sottino alimentare per 8-9 mesi, lavoravo al banco, tagliavo i salumi, facevo. C'è un lavoro, cioè lavoravo. Qui è arrivato il lavoratore, ragazzi. Oh, pensate, assurdo. È vero, beh, i miei genitori, mio padre non faceva rap, faceva musica leggera, faceva pop italiano, fa tuttora musica italiana. Io me ne sono sempre un po' fregato, ho sempre ascoltato quello che mi piaceva a me. Ed MTV è cominciato, da MTV, da Fabri Fibra, da 50 Cent, quelle cose che passavano in TV, proprio sui video musicali. E poi piano piano ho iniziato ad ascoltarla più approfonditamente e quindi ho iniziato ad ascoltare e a scrivere il rap. No, lui quando ascolta la musica approva. Certe cose non le capisce, però in generale lavora nella musica da quando è un ragazzino, quindi avrà un gusto musicale ben definito. Lui sì, io no. Lui me l'ha chiesto, però io non posso.
se fai un fattorino con mio padre, mi ammazzo la carriera, mi distruggo. Mi finisce subito, inizia e finisce. Troppo, troppo facile e difficile anche. Adesso quest'estate sono in giro tra festival. Poi vorrei suonare quest'inverno, tutto l'inverno, insomma, fare un tour, far più casino che si può. Facciamo proprio quello, casino. Speriamo. Adesso vediamo. Dai.